Dunque, allora dovremmo essere in diretta, direi di sì. Vedo la nostra scritta live, pertanto siamo riusciti, sì, siamo in onda. Dunque, buon pomeriggio a tutti gli utenti e gli amici che si sono collegati o si collegheranno per seguire questa nuova diretta frutto delle iniziative di PD Sanremo Live. Dunque, per prima cosa, chiaramente voglio salutare gli ospiti, i nostri ospiti e ringraziarli chiaramente per aver dato la loro disponibilità. Vi presento quindi, vi presento, in realtà non ha certamente bisogno di presentazioni, Maglio Milani, presidente dell'Associazione Familiare dei Caduti di Piazza Loggia. Buon pomeriggio, signor Milani, e Buongiorno grazie per a voi. Buongiorno a voi. averci dedicato il suo tempo quest'oggi, in questa giornata così particolare. Saluto e ringrazio per la sua partecipazione Maura Orengo, referente provinciale dell'Associazione Libera. Buon pomeriggio, Maura. Maura, Grazie per avermi. grazie a te per la disponibilità. Abbiamo già conosciuto Maura il 23 di maggio in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Dunque, quest'oggi è una giornata, come dicevamo, molto significativa, che non richiederebbe anch'essa grandi presentazioni, ma dobbiamo chiaramente mettere in ordine i fatti prima di passare subito la parola a Maglio Milani, anche perché scalpito nel sentire dalla sua viva voce, la sua testimonianza. Ricordiamo chi è Maglio Milani. Il 28 maggio del 1974 si trovava in Piazza della Loggia a Brescia con la moglie, la quale rimase uccisa dall'esplosione della bomba. Come abbiamo detto, il presidente dell'Associazione Familiare dei Caduti di Piazza Loggia e ha partecipato alla fondazione dell'Unione Familiari Vittime di Stragi e ha fondato con il comune e la provincia di Brescia la Casa della Memoria, che è un centro di documentazione sulla violenza terroristica. I fatti, dicevamo però, il 28 maggio alle ore 10:12 a Brescia, in Piazza Loggia, nel corso di una manifestazione antifascista organizzata in concomitanza con uno sciopero sindacale proclamato proprio contro le violenze nere degli ultimi mesi, viene fatto esplodere un ordigno che provoca un centinaio di feriti e 8 morti. Le persone uccise, vogliamo appunto quest'oggi ricordare la loro memoria, sono Giulietta Banzi Bazzoli, Livia Bottardi Milani, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Alberto Trebeschi, Clementina Calzari Trebeschi e Vittorio Zambardo. Questi i nomi delle 8 vittime. Signor Milani, come abbiamo già ricordato, lei in quella strage perse sua moglie, appunto Livia Bottardi Milani. All'epoca dei fatti lei, signor Milani, aveva, se non erro, 36 anni ed era un giovane militante politico, impegnato anche in attività sindacali. Potremmo dire quindi che lei era figlio del suo tempo e che viveva intensamente quegli anni lì. E la strage di Piazza Loggia è stato indubbiamente un dramma per la comunità di Brescia. È stato un dramma personale per chi, come lei, ha perso la persona amata, però quella strage ha significato qualcosa di molto importante per la storia del nostro paese, per la storia dell'Italia e degli italiani. Allora le chiedo, signor Milani, qual è stato il significato storico di quella strage, della strage di Piazza Loggia per questo paese? Ma intanto buongiorno a voi e grazie dell'invito. Ma è molte cose la piazza della Loggia.
ma è anche un momento in cui si chiude un quinquennio, 60, che è partito con la strage di Piazza Fontana e arriverà al 74. E Pasolini amava dire in una bellissima, nel romanzo delle stragi, che mentre operava in quel quinquennio lo vedeva come unicità, ma dentro vedeva anche una scansione di tipo diverso, e cioè Piazza Fontana la interpretava giustamente come la fase più alta dell'anticomunismo. Piazza della Loggia diventa invece la fase contro l'antifascismo, cioè contro quel recupero dell'unità antifascista che fu determinante sia nella lotta contro il fascismo, naturalmente, fu importante, straordinariamente importante nella costruzione della Repubblica, nonostante le contrapposizioni e le divisioni che ci furono in quegli anni, diventava importante nel 74 per poter creare una nuova, per ampliare, avviare un nuovo viaggio. E il nuovo viaggio aveva dietro di sé una storia, la storia della guerra fredda, della impossibilità da parte del Partito Comunista di poter accedere in forma legale alla direzione governativa del paese. Il 1974, non a caso, al centro pone una nuova possibilità. Sapremo che si chiamerà a quell'epoca compromesso storico, e cioè la necessità di incontrare i due più grandi partiti di allora, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che all'indomani del colpo cileno, Berlinguer disse: occorre stabilire, seppur temporaneamente, una nuova unità per poter affrontare i mali del paese e uscire da questa condizione, avendo presente evidentemente comunque il peso della dimensione internazionale. Ma la società italiana chiedeva cambiamenti, li portava avanti. Sono anni quelli di straordinarie conquiste democratiche, dallo Statuto dei lavoratori ai decreti delegati, al diritto di famiglia, eccetera, eccetera. Tutta una moltitudine che facevano emergere la volontà di un paese di essere all'altezza dei nuovi compiti e che non poteva accettare preclusioni, ma doveva svolgere fino in fondo il gioco democratico. In quel momento, però, il compromesso storico poteva diventare la chiave di volta di questo passaggio, il passaggio da una crisi precedente del centrismo e del centro-sinistra di allora ad una nuova fase in cui fosse possibile determinare questa nuova apertura, o quella che Moro chiamava la possibilità di arrivare alla democrazia dell'alternanza. Piazza della Loggia è dentro questo fatto ed ha un elemento estremamente però a sua volta importante, e cioè 15 giorni prima noi abbiamo il popolo italiano per la prima volta utilizza uno strumento della democrazia diretta, il referendum, per affermare e per confrontarsi su un principio di diritto civile, quale fu il divorzio, e che al proprio interno non aveva soltanto il tema del divorzio, ma aveva dentro di sé il tema della laicità dello Stato e quindi la garanzia per tutte le idee di potersi esprimere liberamente. 15 giorni dopo il divorzio, noi abbiamo la bomba di Piazza della Loggia, che è esplicitamente contro tutto ciò, che vuole cioè bloccare quel processo, e lo fa mettendo in evidenza che, come dire, la impossibilità di avere un rapporto tra violenza e democrazia è un conflitto irriducibile che si esprime in Piazza della Loggia. Quindi Piazza della Loggia, che è la manifestazione preceduta da tutta una serie di attentati, il modello è quello di Piazza Fontana, ecco che viene organizzata proprio come risposta a questa manifestazione. E anche qui un elemento importante, perché se Piazza Fontana o le stragi che ne seguiranno sono atti di pure e semplice, scusate il semplice, atto terroristico,
Piazza della Loggia diventa un qualche cosa di più fin nella sua formulazione, perché gli strumenti della democrazia, cioè i partiti, le istituzioni, eccetera, il sindacato e via discorrente, dicono contro la violenza bisogna mobilitarci. E noi diciamo andiamo tutti in piazza e venite con cittadini in piazza a dire no a questa violenza. Quindi si pone un problema anche alla responsabilità, si richiama anche la responsabilità individuale dei soggetti, dei cittadini, perché andare in piazza in quel giorno voleva dire scegliere e scegliere quindi assumersi la responsabilità rispetto alla tua scelta. E questo mi pare l'elemento, uno degli elementi fondamentali. E allora quella bomba quando colpisce, certo che colpisce a caso all'interno delle persone presenti in piazza, ma colpisce delle persone che consapevolmente si erano riunite in quella piazza per dire di no alla violenza. Ecco, questo io credo che siano gli elementi che ancora oggi noi abbiamo, come dire, che dobbiamo saper cogliere come eredità di quella strage, cioè la consapevolezza di vivere la realtà dentro la quale ti muovi e la responsabilità di operare le proprie scelte. Bene, bene, è una, come dire, una ricostruzione quella che ha appena fatto, appunto, che ci consente di capire in maniera molto chiara come Piazza Loggia, la strage di Piazza Loggia non sia un fatto locale, appunto, di una comunità, ma colpisce al cuore proprio un paese. Maura, chiedo a te allora, mi rivolgo alla Maura, docente di storia, libera cittadina che ha memoria indubbiamente anche di quegli anni là. Ti senti di aggiungere qualcosa rispetto a questa ricostruzione che ha fatto il signor Milani? Ma sì, possiamo dire che quanto fatto Manlio Milani sia proprio sottolineare le caratteristiche proprie della manifestazione di Brescia e della feroce di questo attentato, che è stato un attentato fortemente politico. Poi sentiremo quando Manlio Milani ci racconterà di come sono avvenuti poi i vari processi, le indagini, le difficoltà nel trovare la verità e nell'avere giustizia rispetto a quanto è accaduto, che invece è un diritto fondamentale che deve essere riconosciuto a tutta il popolo italiano, ma soprattutto alle famiglie che hanno il diritto di sapere come sono andate le cose e anche di sapere che chi ha compiuto questi delitti è stato punito, perché ci vuole il giudice ci vuole per riconoscere e per rendere vivi ancora queste persone che sono mantenute vive proprio dalla memoria dei loro familiari e dalla memoria politica delle città che non dimenticano, non possono e non vogliono dimenticare queste vicende. Io a questo proposito volevo ricordare proprio in un convegno importante che ci fu a Brescia, a cui seguirono tanti incontri di formazione, un'idea di fondo che venne portata avanti dalla Casa della Memoria e che portiamo avanti ovviamente anche noi di Libera, il dovere che ha chi c'è, chi ha vissuto quei momenti, di ricordare queste cose, farne memoria e di dirle e farle riconoscere alle generazioni future, e il diritto dei giovani di sapere queste cose, di esserne informati e di approfondire queste vicende, perché è molto importante conoscere la storia del Novecento anche per quelli che vengono definiti non sempre positivamente i millennials, cioè questi giovani che sono cresciuti all'inizio del secondo millennio, che hanno bisogno, necessità e diritto di sapere quanto è accaduto, perché la storia del Novecento è
una storia, un libro che ci insegna tante cose, soprattutto rispetto al valore della democrazia. Il valore della democrazia che non è intesa solo come il diritto di andare a votare, ma la democrazia è intesa come giustizia e diritti civili, ma anche sociali, che sono le principali idee della democrazia sostenute nel Novecento. È un secolo pesantissimo dal punto di vista della violenza. Una come me, che è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha avuto la fortuna di vivere in un'Italia senza guerre da questo punto di vista, ma ha avuto anche la fortuna di sentirsi raccontare da chi ha vissuto le guerre tutta la violenza del Novecento, sia nelle guerre sia nei genocidi, e ne ha fatto un bagaglio perché tutti i nostri familiari ce li raccontavano. Adesso il problema pesante, importante, difficile è quello di fare memoria, di continuare a farla, perché non si dimentichi quanto è accaduto e si attribuisca il giusto valore alla vita delle persone, al diritto alla vita, all'esistenza di ciascuno di noi. Certo, io chiaramente penso che siano parole assolutamente condivisibili quelle di Maura e credo che torneremo sulla questione appunto formazione, sul lavoro e l'attività che Casa della Memoria, che presenteremo anche nel corso di questa diretta in maniera un pochettino più puntuale e presenteremo anche le sue attività, ricorderemo insomma quelle che sia Libera che le attività di Libera di Casa della Memoria fanno all'interno delle scuole. E capiremo anche il perché si sceglie di interloquire, di stare nelle scuole. Maura ha accennato, qui torno al signor Milani, ha accennato alla vicenda giudiziaria, ha parlato del percorso dell'iter giudiziario. È durata la vicenda giudiziaria decenni, 43 se, no, se non erro, chiedo di correggermi. E si è trasformata pertanto, se vogliamo, anche in una vicenda di perseveranza, di resilienza. Si è conclusa però con una sentenza. Benché infatti si siano svolti più processi, solo il 21 di giugno del 2017 la prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, condannati all'ergastolo, e la sentenza è diventata definitiva. Signor Milani, io le chiedo, come ne esce lo Stato da questo processo? Come ne esce la giustizia di Stato? Beh, una giustizia che raggiunge una parziale verità. Dopo 43 anni è una giustizia comunque non certamente vincente. Non dico sconfitta, ma certamente non vincente. La giustizia, per essere davvero incisiva, ha bisogno di potersi esprimere subito, di poter raggiungere in tempi brevissimi le responsabilità, per far capire come la convivenza civile possa contare sull'azione legale delle istituzioni preposte a ciò. Qui però occorre anche avere presente che chi ha ordito le stragi ha fatto anche in modo, proprio per i legami che c'erano con persone all'interno delle varie istituzioni, ha fatto sì che doveva impedire anche di raggiungere la verità. E questo per due ragioni, o se volete una ragione fondamentale. Bisognava da un lato salvaguardare il disegno eversivo, cioè quel processo che partendo da Piazza Fontana per molti anni ha purtroppo aggravato la situazione e interferito con la violenza nel processo democratico del nostro paese. E doveva farlo facendo in modo di utilizzare la violenza come strumento politico, come strumento che doveva impedire un determinato processo. Non tanto quindi tentativi golpisti, quanto la necessità di mettere in discussione equilibri e fare in modo che questi equilibri non dovessero rompersi, e cioè la centralità del potere così come allora era appunto governato.
fu chiamata strategia appunto che da un lato doveva spaventare, destabilizzare, ma dall'altro lato doveva invece contemporaneamente stabilizzare. Ecco, questo io credo, ecco, è all'interno di questo che si sono svolti i processi. Quindi la salvaguardia del disegno che cosa però presupponeva? Presupponeva che gli autori dovessero evidentemente avere tutte le necessarie coperture per non poter essere individuati. Questo è il punto, direi, centrale. C'è una affermazione di Gaetano Orlando, che faceva parte del Mar di Fumagalli, che all'interno dell'inchiesta del giudice Salvini, a un certo punto dice, fa questa affermazione, e cioè Gaetano Orlando dice: compiendo questi delitti noi avevamo piena consapevolezza della loro illegalità, ma stanti i rapporti che noi avevamo con uomini delle forze armate, uomini politici, uomini civili e soprattutto il movente che era l'anticomunismo, ebbene allora quelle azioni violente diventavano non più illegittime ma legali, perché il fine dell'anticomunismo giustificava appunto tutto, bloccare, impedire i processi democratici. È chiaro che tutto ciò si è riverberato nei processi. I processi peraltro quindi che hanno avuto due difficoltà, mi pare fondamentalmente. Da un lato che anziché essere aiutati venivano invece dai preposti all'ordine, venivano invece deviati su una serie di fatti, come poi abbiamo dimostrato. E soprattutto venivano viste, ogni avvenimento veniva preso in sé e per sé. Mentre gli anni hanno dimostrato che quel disegno, quelle azioni andavano viste nella loro globalità. Certo che poi il processo è la definizione delle singole responsabilità, ma la identificazione e la ricostruzione del contesto storico di quei fatti aveva bisogno di essere visto nella sua complessità. Ecco, Piazza della Loggia, paradossalmente, attraverso tutta una serie di processi e quindi attraverso anche il tempo, è riuscita a diventare il punto finale di un'analisi anche di tipo storico e giuridico di tutti quegli anni. Ha visto ricostruire il contesto storico e i collegamenti tra l'una e l'altra strage. Provate a immaginare una cosa. Piazza Fontana, l'ultimo processo di Piazza Fontana, si è chiuso con assoluzioni, anche se si dirà nella sentenza di Cassazione che stante i documenti, le prove raggiunte nell'ultimo periodo, si potrebbe considerare oggi Ventura, Freda e Ventura responsabili di quella strage, ma non più processabili in quanto assolti per lo stesso reato in precedenza. Uno degli elementi centrali che permise di questa assoluzione fu la mancata credibilità a livello di giustizia di Milano del testimone di Giglio. Ebbene, Carlo Di Giglio, che era a sua volta un componente di quel gruppo di eversivi di destra, che era anche contemporaneamente come Tramonte un ulteriore collegato con i servizi segreti, racconterà tutte queste vicende e racconterà in modo particolare una vicenda, quella che si chiama del casolare di paese, dove lui dirà: noi ci siamo sempre trovati lì, facevamo, e da lì sono partite tutte le nostre azioni. Mancava la dimostrazione concreta dell'esistenza di questo luogo, perché nel frattempo era stato demolito, sostituito da altre cose, eccetera, eccetera. Ebbene, e sulla base di questa impossibilità in quel momento di documentare tutto ciò, Carlo Di Giglio fu a Milano decretato non credibile e quindi ci furono le relative assoluzioni. Nell'ultimo processo di Piazza della Loggia, invece, quel luogo che aveva indicato con dovizia di particolari Carlo Di Giglio venne individuato ed emerse tutto,
emerse addirittura e venne anche contemporaneamente scoperto una serie di assegni, eccetera, eccetera, ma lasciamo perdere. Venne cioè dimostrata la credibilità invece di Carlo Di Giglio e quindi del suo racconto. Ebbene, il giudice, a un certo punto in una sua arringa ebbe a dire: beh, se queste prove noi le avessimo avute alcuni anni fa a Milano, beh, la strage di Piazza Fontana, il processo di Piazza Fontana si sarebbe chiuso in maniera completamente diversa, come lo è stato invece poi successivamente per Piazza Droga. Questo per dire come le interferenze esterne hanno determinato questo tipo di percorso. Essere arrivati quindi a questa verità giudiziaria è estremamente importante perché diventa la sentenza di Piazza della Loggia uno sguardo complessivo sul quinquennio 69-74, che noi oggi, proprio attraverso la sentenza di Brescia, possiamo vedere, valutare e giudicare nella sua complessità. E questo, ripeto, è estremamente importante. Ed è importante perché da un lato questa sentenza impedisce, come molti anche dall'altra parte, ci fu una parlamentare quando ci fu una soluzione di Piazza della Loggia, che disse: beh, in Parlamento, beh, se Piazza della Loggia, se arrivati ad una soluzione, vuol dire che i giudici dovevano guardare dall'altra parte. Ecco, oggi non è più così. Oggi questa sentenza stabilisce in modo deciso la scrivibilità delle responsabilità anche dal punto di vista politico. E questo costituisce un punto altrettanto fermo e decisivo per moltissimi aspetti, perché ti obbliga chiunque, anche la destra, a dover fare i conti, se lo vuole, con se stessa e con la propria storia. Il secondo elemento, che poi è il secondo imputato Maurizio Tramonte, con la sua condanna determina il collegamento tra uomini degli apparati dei servizi e le versioni di destra. E anche questo ci dimostra che cosa? Ci dimostra che ci sono stati uomini all'interno dello Stato che, anziché difendere le forme della democrazia, agivano contro di essa. E però, nello stesso tempo, la sentenza ci dice che sono stati condannati da altrettanti uomini delle istituzioni. E questo è un ulteriore invito a dire: dobbiamo saper distinguere e valutare le cose per ciò che esse sono, senza dietrologie, senza abbandonarsi a forme di complotto, eccetera, eccetera, ma saper distinguere, poiché diversamente si rischia di non vedere le articolazioni che all'interno anche delle stesse istituzioni ci sono state in quegli anni e possono esserci anche oggi. Bene, bene, una parabola, come dire, che ci ha permesso davvero di, come dire, di viaggiare attraverso anni molto, molto intensi, appunto quel quinquennio là, ma comunque, come abbiamo già accennato, gli anni 70 sono stati anni incredibili, è successo di tutto, appunto, abbiamo accennato a qualcosa, ma potremmo anche accennare al tentato golpe di Iunio Valerio Borghese, alla strage dell'Italicus, al golpe bianco progettato da Edgardo Sogno, ma ci sono stati, come si accennava poc'anzi, anche dei movimenti proprio di progresso, invece, appunto, quindi il no, la vittoria del no al referendum sul divorzio, siamo appunto nel 74, e la riforma del diritto di famiglia che pone fine appunto al capofamiglia. Insomma, comunque la sentenza, per quanto monca, mi pare di capire, poiché manca, come dire, se vogliamo, la condanna agli esecutori materiali proprio di quella strage là, è una sentenza storica che fa storia, che ci permette di, come dire, avere un quadro storicamente accertato di quegli anni là. E allora, pertanto, come dire, è emersa anche la questione del rapporto con le istituzioni. Casa della Memoria, che è nata nel 2000, dicevamo all'inizio di questa diretta, per iniziativa congiunta del Comune di Brescia, della provincia di Brescia e dell'Associazione Familiari Cadute di Strage di Piazza della Loggia, è un centro di
iniziative di documentazione sulla strage e sulla strategia della tensione. Quindi io faccio ora una domanda a lei, Maglio, ma faccio in qualità appunto di rappresentante di una di queste associazioni che ha contribuito, contribuisce a progetti che vengono portati nelle scuole, ma la faccio anche appunto a Maura Orengo, perché anche Libera lavora moltissimo, per fortuna, a mio avviso, con le scuole e nelle scuole. La domanda apparentemente shock è questa. Uno, perché è importante ricordare, e le associazioni che abbiamo nominato fanno anche questo, ricordano, testimoniano. E poi poi chiedo anche, forse è impossibile ricordare tutto, e quindi proprio per questo è necessario anche dimenticare qualcosa. Forse d'obbligo, altrimenti non riusciremo a contenere tutto quello che accade. La mia domanda è: cosa possiamo dimenticare e cosa dobbiamo invece ricordare e come farlo in quelle istituzioni, come per esempio la scuola, o comunque in quelle istituzioni e con quelle istituzioni di Stato che in alcuni casi hanno alcuni pezzi deviati, così si dice, diciamo in gergo, hanno contribuito e lavorato affinché accadessero fatti tragici. Beh, la domanda è molto ampia. È molto ampia. Vediamo di andare per pezzetti. Intanto perché Casa della Memoria e non più tanto Associazione dei Familiari? Perché noi ci siamo trovati ad un certo punto, limitandoci a dire Associazione dei Familiari di Piazza della Loggia, a sentirci dentro uno spazio delimitato, che era la nostra testimonianza, estremamente importante, che questa non va dimenticata. Cioè il racconto su che cosa significa esercitare e subire violenza è un elemento estremamente importante. Così come ricordare il dolore prodotto deve essere un altrettanto elemento decisivo. Noi troppo spesso viviamo in un paese che vuole dimenticare il dolore quasi perché ne ha una sorta di paura. È invece l'elemento quindi delle conseguenze della violenza, e che poi può essere esercitata in tantissimi modi, è un elemento fondamentale. Testimoniare tutto ciò è estremamente decisivo. Però questo non basta. Questo è il raccontare, il ricordo del fatto, di ciò che esso ha determinato. Ma se noi vogliamo fare un salto in avanti, dobbiamo rispondere alla domanda: ma perché è accaduto? E soprattutto come ha potuto accadere in un paese democratico? E questo è l'elemento che ti obbliga, io credo, ad affrontare tanti aspetti. Innanzitutto ti pone di fronte ad un processo di conoscenza, ma con la consapevolezza che la conoscenza è complessità. La storia è complessità. E noi dobbiamo conoscere, ma dobbiamo anche saper trarre gli insegnamenti da quella storia. Se io guardo la resistenza, devo saper trarre da quella esperienza le ragioni, i perché hanno condotto molti giovani ad armarsi e andare a lottare in nome della libertà. E quindi ricostruire queste memorie, perché lì stanno dei valori che riguardano il valore della vita, il valore della responsabilità, il senso del vivere. Che senso diamo alla nostra vita? Vogliamo sopravvivere o vogliamo vivere? Vivere vuol dire metterti in gioco, dentro le realtà delle cose, stabilire rapporti, conoscere il dialogo, sapere ascoltare, rapportarti agli altri. E questo è stato fondamentale. Quindi il processo di conoscenza è fondamentale. Ma soprattutto nelle scuole, che tipo di processo di conoscenza noi dobbiamo cercare di portare? Ecco, io credo che dobbiamo avere la consapevolezza che la storia è anche un insieme di memorie, non è soltanto una memoria.
Se il racconto del fatto è appunto il ricordo e le conseguenze del fatto, il tentativo di comprendere, di andare a fondo di quelle ragioni, di penetrare il male perché esso è stato esercitato, richiede invece una molteplicità anche di soggetti che possono raccontarci, cioè io vittima in primo luogo posso raccontare il dopo, ma l'esecutore mi può raccontare il prima. E non dobbiamo avere quindi allora paura di affrontare anche questo. Quindi allora in modo particolare il processo di conoscenza, soprattutto nelle scuole, deve connettersi anche all'abitudine di saper affrontare anche le cose che non ci piacciono ed ascoltare anche quelle che appunto non ci piacciono, perché sono queste che determinano quella capacità di analisi critica che poi deve subentrare al processo di conoscenza e questo portare poi alle rispettive scelte. Questo è l'elemento fondamentale, ma non è soltanto un'operazione soggettiva. È un'operazione che coinvolge anche il sistema istituzionale. Quando noi diciamo e ci battiamo per la necessità dell'apertura degli archivi, diciamo una cosa molto importante, e cioè andiamo all'essenza del modo di essere della democrazia. Perché una democrazia forte deve avere il coraggio di saper guardare anche al proprio passato e ai propri comportamenti. Nascondere o continuare a mettere intralci, ce lo ricordava questa mattina nel suo messaggio il presidente della Camera Fico, dice: sappiamo le difficoltà e trovate voi molte delusioni perché ancora non siamo riusciti ad aprire tutto, vuol dire impedire questo processo di conoscenza. Ed è fondamentale perché se noi non andiamo a recuperare questo elemento di chiarezza che significa proprio prendere atto della storia, capire le proprie rispettive responsabilità, cogliere la storia non già come un processo di rigida contrapposizione, che fu per esempio uno degli elementi che bl ha bloccato poi praticamente il lavoro della commissione d'indagine sulle stragi. Io ho fatto questo perché ho reagito a quello che hai fatto tu, mentre occorreva che ognuno partisse dalla propria storia e verificare e quindi valutare, eccetera, eccetera. Non tutto è uguale, ma questa diversità deve emergere appunto dal confronto e dalla reciprocità dell'ascolto. Soltanto così allora la testimonianza diventa qualche cosa di più e può rispondere cosa ne facciamo oggi di questa memoria. Oggi da questa memoria ne possiamo trarre vantaggio nella misura in cui sappiamo analizzarla, coglierne nei suoi aspetti e soprattutto cogliere quell'elemento centrale che è saper ascoltare, conoscere e quindi operare le proprie scelte. Bene, bene, grazie, grazie Maglio. Maura. Beh, io quando mi avete proposto di partecipare a questo incontro, mi sono sentita molto onorata di poter partecipare con Manlio Milani, perché quando l'ho incontrato molte volte, sia a Brescia sia qui nelle nostre parti, quando era così gentile da venire a incontrare gli studenti, ho imparato tantissimo, da lui, perché quello che è successo a lui, come poi ho imparato tanto incontrando i familiari delle vittime delle mafie, cioè può esistere un odio fortissimo che ti impedisce di riflettere con calma e di recuperare te stesso dopo quanto ti è accaduto, ma può esistere anche quella che nell'altro incontro citavo come la rabbia che dà forza e vigore, no? La rabbia per un evento che ti ha sconvolto la vita e l'esistenza, che però tu fai diventare l'energia che ti consente di lavorare per il bene comune, per il bene di tutti, per quella democrazia per la quale quel giorno Manlio era in piazza. Quindi ha continuato, c'è stato, come diceva lui, un prima e un dopo Piazza della Loggia, ma c'è una continuità di ideali che Manlio ha saputo rappresentare. Questo percorso,
lo stanno facendo e lo fanno i familiari delle vittime delle mafie che sono riuniti nell'associazione che li raccoglie e che hanno costruito adesso un sito che si chiama Vivi, dove si raccontano le storie di tutte le vittime di mafia, dalle più note alle meno note. Io mi sono sentita molto vicina a Manlio anche quando parlava delle vittime di Piazza della Loggia. Sua moglie era un'insegnante, c'erano tanti insegnanti. Questa cosa colpisce tantissimo. Era un periodo in cui gli insegnanti erano primi in piazza a manifestare, erano una grande forza, rappresentavano. E rappresentano ancora adesso, in questo periodo in cui sono stati costretti in casa a connettersi in mille modi con i propri alunni, possono essere e costituiscono un baluardo della democrazia quando fanno il loro lavoro con piena coscienza. Periodo hanno dovuto impegnarsi tantissimo, dobbiamo riconoscerlo, proprio per fare questo, per mantenere quel valore della scuola che non è solo una trasmissione di informazioni, ma è formazione di ciascuno secondo quelle che sono le sue caratteristiche proprie. Per quanto riguarda la selezione del ricordare, mi sentite bene? Perché io sento un Sì. ritorno. Mi Io sento sentite bene. bene? Allora vado avanti. Per quanto riguarda la scelta di che cosa ricordare, io sono d'accordo con Maglio, cioè il problema è che quando si deve conoscere il passato e si deve ricostruire, ogni elemento può essere fondamentale per comprendere e per capire le ragioni di quanto è accaduto e anche le ragioni delle scelte che le persone hanno compiuto, perché non possiamo dimenticarci che gli esseri umani sono inseriti in dei contesti che cambiano ed è molto difficile quando si deve attribuire la responsabilità all'individuo o alla società scegliere, discernere quanto dipende da ciascuno e quanto dipende dal contesto in cui la persona è vissuta. Noi siamo vissuti nella seconda metà del Novecento, dopo che Fukushima, dopo che ci sono stati i lager, il genocidio degli ebrei. Da allora, col processo di Norimberga, non è stato più possibile attribuire delle responsabilità all'autorità, alla società e basta. Si è cominciato e si è sottolineato il ruolo di ciascuno, della responsabilità di ciascuno in quanto accade. Quindi dobbiamo capire le ragioni, come diceva Manlio, di tutto quello che viene fatto dal punto di vista anche delle scelte dell'individuo, perché non può essere solo un discorso economico, dico, ma deve essere anche un discorso sociale ed etico che coinvolga ciascuno di noi, perché se non ce la facciamo passare dentro, se non diventa una nostra esperienza quello che è successo, quello che è la sofferenza delle persone, anche il modo che le persone hanno avuto come Manlio di affrontare queste sofferenze, sono una conoscenza importantissima per aiutarci quando dobbiamo scegliere ogni giorno nella nostra vita personale e individuale. Io ricordavo l'altro giorno che Gioacchino La Barbera, che partecipò alla strage di Capaci, quando gli chiesero: ma lei quando faceva queste cose, quando uccideva tutte queste persone, che cosa provava? E lui ha risposto: non provavo niente. Era un metravaglio, era il mio lavoro, no? Allora, queste cose dobbiamo saperle, dobbiamo raccontarle per fare riflettere tutti, perché anche oggi, purtroppo, in questi tempi, ci siamo trovati di fronte a certe frasi riferite alla grave pandemia che ha colpito il nostro paese e tutto il mondo, quando ho sentito dire:
molte persone morte sono morte, ma dovevano morire lo stesso. Cioè, questi sono dei momenti che ci chiamano a parlare, ci chiamano a pensare, perché questo mondo che noi abbiamo costruito, perché sono state le nostre generazioni che hanno contribuito a farlo con tutto l'impegno che ci abbiamo messo, deve guardarsi da questo modo di ragionare, da quella che è stata definita la banalità del male. Dobbiamo fermarci e pensare tutti e riflettere tutti sulle ragioni di quello che succede, di quello che è accaduto, perché non solo non succeda più, ma perché dobbiamo andare oltre, dobbiamo proporre altro, dobbiamo creare, costruire anche chi è ormai dello secolo scorso, col nostro contributo e con le nostre voci, fare sì che si pensi e si rifletta molto, perché la democrazia, lo sappiamo, non è un regalo che ci è stato fatto. E quindi dobbiamo fare molta attenzione perché la banalità ce la può anche far perdere. Sì, sono, come dire, parole molto intense le vostre. Io spero che questa diretta in questo momento sia guardata da diciamo, le nuove generazioni, come si suol dire, ma io mi auguro in realtà anche che sia guardata dalle generazioni che non sono giovanissime, perché sono concetti come, che sembrano acquisiti per alcuni, come la democrazia sembra acquisita una volta per tutte, ma in realtà come dire, è sempre in pericolo in un certo senso, quindi è acquisita soltanto nel momento in cui so che devo tutelarla, so che devo difenderla. Io ho provato a prendere a tirare un po' le fila di quest'ultimo ragionamento, non so se siete d'accordo. Io ho capito che ricordare è come un po' un processo di conoscenza e questa conoscenza de deve essere vissuta come impegno. Ma quale tipo di impegno? Un impegno soprattutto morale. E perché morale? Perché vuol dire impegno morale fare delle scelte, scegliere. Quindi la scelta. Tutti noi siamo chiamati a farle e quando si compie una scelta, si fa una scelta di natura morale. Quindi ricordare alla fine ha a che fare con la moralità, con il dovere. Ed è un po', diciamo, quello che stiamo cercando di fare con queste nostre dirette. Io vorrei, come dire, arrivare alla conclusione di questa nostra bellissima riflessione e discussione, ma so che siete tutti quanti impegnati, quindi vorrevo andare verso la conclusione, ma chiedervi appunto un consiglio. Lo chiedo chiaramente sia al signor Milani che a Maura. Quale consiglio vi sentite di dare alle nuove generazioni e quale consiglio vi sentite di dare a quelle persone, diciamo, diciamo adulte che affiancano le nuove generazioni? Beh, io più che dare consigli, vorrei rispondere a questa domanda completando i suggerimenti, l'analisi che prima veniva affrontata, e cioè il tema della responsabilità. Io credo che mai come oggi il tema della responsabilità individuale sia fondamentale. Ma questo elemento della responsabilità deve passare anche attraverso l'analisi e la consapevolezza dei tuoi specifici comportamenti. Perché non possiamo pretendere soltanto la verità dagli altri o dalle istituzioni. Dobbiamo anche saper valutare come ci siamo comportati. Se le nostre scelte debbono essere elementi di carattere definitivo, oppure se le nostre scelte attraverso la conoscenza non debbono comunque contenere quella punta di dubbio. Il dubbio permette il dialogo con gli altri, la capacità di ascoltare gli altri. Vi faccio un esempio molto, molto concreto.
in un dialogo, e questo ci porta per esempio a capire l'uso del linguaggio, in un dialogo che ho fatto con alcuni appartenenti alla lotta armata per alcuni anni, un elemento che loro mi hanno fatto scoprire per certi aspetti, ed era un dubbio che io avevo sempre. Cioè, all'indomani della strage, quando ci saranno i funerali diventeranno una ritualità straordinaria, ma anche una ritualità identitaria, e in quanto tale tendeva ad escludere. In che senso? Mi ricordai attraverso questo, per esempio, che quando c'erano i cortei, le manifestazioni di allora, noi gridavamo, per esempio, uccidere un fascista non è un reato. Uno dei tanti, ne cito uno, che dalla parte opposta si faceva esattamente la stessa identica cosa. Cosa nascondeva dentro di sé questo slogan? Da un lato rafforzava la tua identità e dall'altro lato diventava, come dire, la identificazione, lo slogan del nemico. Colui che non la gridava era il mio nemico. E quindi, in quanto mio nemico, lo dovevo assolutamente escludere. Ho avuto la sensazione, anni dopo, affrontando queste tematiche, per esempio, di ricordarmi come avevo vissuto quei funerali. E i funerali li avevo vissuti in una certa misura proprio come quell'elemento identitario che mi rafforzava e che mi rafforzava dentro le mie idee. E quindi mi allontanava però da quell'idea di nemicità e non riusciva a farmi capire che quando gridavo quello slogan, in realtà il mio era uno slogan escludente. Mi rafforzava, ma escludeva altri. Ecco, io credo che questo elemento del linguaggio è estremamente decisivo, perché per esempio, come posso io definirmi rispetto a quegli anni innocente, quando gridavo quegli slogan che avevano inevitabilmente la conseguenza di esaltare il momento violento? Ecco che quindi allora anche il tema del linguaggio che noi usiamo, che rappresenta delle nostre scelte e delle assunzioni di responsabilità. Che lo vediamo, se vogliamo stare attenti, la vediamo anche nel linguaggio oggi della cosiddetta pandemia, no? Una bomba atomica, uno tsunami, eccetera, eccetera. E che ha portato, badate bene, pensiamo, io perlomeno, forse sarà anche una questione di età. L'ho sentito in maniera particolare questo uso del linguaggio perché si rifletteva un codice di comportamento di guerra. E nel comportamento di guerra, beh, i medici sono obbligati a un certo punto a operare delle scelte. Ho soltanto questa medicina, a chi la do? A chi ha 80 anni o a chi ne ha 20? Ecco, questo linguaggio che in un tempo di guerra può ha una sua veridicità e validità probabilmente, ma in tempo di pace, dove abbiamo costruito tutto ciò, è accettabile dal punto di vista umano che le stesse identiche cure non debbano essere riservate sia a chi ha 80 anni rispetto a chi ne ha 20? Non dobbiamo avere la presunzione di costruire costantemente questi valori e la costruzione della società non deve passare da queste parti. Cosa significa il grande sacrificio degli apparati sanitari, volontari, eccetera, eccetera, se non questa volontà di fare, che era però impedita da un sistema, da tutta una serie di elementi. Allora, questa consapevolezza che passa anche attraverso i nostri comportamenti deve portarci a capire in profondità i meccanismi che hanno prodotto allora quella violenza e oggi quegli elementi che hanno portato anche a dire, vabbè, insomma, le RSA diventano secondarie rispetto ad altri interventi. Ecco,
Ecco, io credo che la consapevolezza che dobbiamo dare ai giovani è questa, di saperli da un lato accompagnare, ma saperli appunto dire accompagnare, non ti diciamo quello che devi fare, ma dobbiamo sapere, tu devi, noi possiamo raccontarti le nostre storie e tu devi sapere farne uso razionale, intelligente, legato al tuo presente di una storia che quella generazione. Di anziani che è scomparsa, che è stata duramente colpita dalla pandemia, non dimentichiamoci che è stata la generazione che ha ricostruito l'Italia post bellica. E in questo senso, quindi, è ancora maggiormente importante questa cosa. Ecco, ho cercato di rispondere attraverso questi esempi perché mi sembrano estremamente importanti. Chiedere agli altri di ripensare la propria storia, ma contemporaneamente analizzare la tua storia e vedere quali comportamenti, quali linguaggi, eccetera, eccetera, si riflettono nei tuoi comportamenti. Grazie, Maura. Sono d'accordissimo con quanto ha detto Manlio Milani. Io devo dire che ho avuto la fortuna di trascorrere la mia vita con i giovani, da quando ero giovane fino adesso. Quando ho iniziato pensavo di dover insegnare, no? Quindi di dover andare in una classe e portare la mia voce, le mie conoscenze, la buona novella, la buona strada e tutto il resto. Col passare degli anni ho imparato ad apprezzare tantissimo le generazioni, ad apprezzare il nuovo, il diverso, la visione diversa che riuscivano ad avere delle cose e ho imparato che la cosa principale da fare, che mi hanno insegnato i ragazzi in tanti anni è saperli ascoltare. Quindi, certamente il mio lavoro è insegnare, era insegnare, però ascoltare, far parlare loro, far affrontare a loro direttamente i contenuti, farli ricercare direttamente in modo che si sentissero protagonisti e potessero elaborare una capacità di essere protagonisti. Avete visto nella scorsa trasmissione che abbiamo fatto, i ragazzi, i giovani di Libera, che stanno imparando a essere loro quelli che dicono il pensiero di Libera, a essere loro ad elaborare delle analisi e talvolta quando mi parlano e mi chiedono, invece che farmi domande, io chiedo delle risposte perché so che su molte cose me le sanno dare molto più interessanti e nuove di quelle che posso avere io. È chiaro che noi abbiamo il compito della memoria e anche il compito di mettere a disposizione quello che abbiamo vissuto, la nostra esperienza, però deve essere un mettere a disposizione. Ritornando poi al tema di cui parlava Manlio, della paura, il tema della paura, la paura di perdersi. Sentiamo ancora oggi, no? Quindi la paura di perdere l'identità nazionale, la paura di perdere. Oggi quella che gira tra di noi, oltre alla paura della malattia, è la paura soprattutto per queste giovani generazioni di non riuscire poi a lavorare, di non riuscire a costruirsi delle case, delle famiglie, perché c'è molta instabilità, molte difficoltà. E secondo me portare avanti queste idee, questi valori, vuol dire anche riflettere molto, e sarebbe interessante fare una riflessione proprio su questo, non solo su quelli che sono diritti che tutti quanti conoscono. Adesso, per esempio, si parla del diritto di poter andare dove voglio, del diritto di mettermi o non mettermi la mascherina, che sono i diritti di, ma ci sono anche quelle libertà da, e oggi una degli elementi che possono mettere più in crisi questa nostra società e il bene di tutti è proprio la mancanza di sicurezza, la mancanza di certezze sul lavoro, la mancanza
proprio di denaro, di possibilità di costruirsi una vita, un'esistenza, perché noi dobbiamo richiamare sempre la responsabilità individuale, perché è un tema fondamentale, essenziale, però purtroppo ci sono persone oggi perché non lo trovano un lavoro che non sia in nero. Ci sono persone che si rivolgono al prestito a usura perché non riescono a trovare altri modi per affrontare le difficoltà in cui si trovano. Quindi, secondo me, una riflessione che va fatta ulteriormente è una riflessione non solo sui diritti civili, ma anche su quelli che sono i diritti sociali, che oggi dobbiamo richiamare tutti quanti per la crescita e per il mantenimento della nostra democrazia, perché altrimenti loro che fanno appello alle paure possono veramente mettere in difficoltà la responsabilità individuale e il senso di uguaglianza e di fratellanza fra tutti noi. Sì, Sì, sono sono due due. elementi che devono stare insieme, i propri comportamenti, ma il saper guardare agli altri che crea appunto l'elemento della socialità. Sì, direi che quello di creare delle comunità includenti dove individuo e comunità possano vivere in maniera armonica ed equilibrata è indubbiamente, lo abbiamo imparato in questi ancora più forse, ma lo sapevamo già in questi mesi di lockdown, in questi mesi dove la società è stata sottoposta ad uno stress piuttosto forte. Quindi ben venga, sono d'accordissimo con voi, parlare di diritti sociali e pensare a una nuova socialità e alla comunità che dobbiamo ricostruire o sempre costruire in un processo appunto sempre di più includente, dove si tiene insieme la libertà dell'individuo, ma anche appunto la libertà delle comunità in un nuovo equilibrio. Io non so che dire perché sono molto emozionato, pertanto davvero vorrei stare qui con voi a discutere ancora, a riflettere per altre ore, perché credo di aver imparato moltissimo da questo confronto con voi. Però, come dire, so anche che tutti quanti avete degli impegni, pertanto io vi ringrazio ancora una volta davvero per la vostra disponibilità e per aver, come dire, condiviso con noi, con gli utenti che ci hanno seguito, i vostri ricordi, la vostra memoria, la vostra saggezza. Vi invito a seguire la nostra, come dire, prossima diretta. Avremo un appuntamento il 2 di giugno, sempre sulla pagina del PD di Sanremo, in occasione della Festa della Repubblica. La presentazione di un libro, Donne della Repubblica, e avremo come ospiti Maria Serena Parieri, Paola Cioni, Cristiana di San Marzano, Eliana Di Caro, che sono alcune delle autrici del libro, pertanto un 2 giugno tutto al femminile. E chiaramente ci farebbe molto piacere avervi tra come dire, gli utenti che seguono la nostra diretta. Io allora vi ringrazio davvero ancora una volta, ringrazio Mario Milani, ringrazio Maura Orengo, è stato un pomeriggio davvero molto intenso e significativo e ringrazio chiaramente tutti gli utenti che ci hanno seguito e rinnovo appunto l'arrivederci alla prossima diretta. Io vi ringrazio, vi saluto e spero di vedervi, come dire, di incontrarci, ecco, perché credo che sia la cosa migliore da tutti i punti di vista. Ciao Maura, e speriamo davvero di vederci quanto prima. Speriamo, speriamo, lasciamoci Certamente, allora. anch'io vedo. Alla prossima. D'accordo? Saluti, saluti. Certo. Arrivederci. Arrivederci.